L'idea di costruire a Prato il primo centro per l'arte contemporanea in Italia nasce ad Enrico Pecci alla fine degli anni 70, per ricordare suo figlio precocemente scomparso qualche anno prima. Prato è una città industriale nel pieno della crescita economica, dove l'arte contemporanea ha già radici importanti. Acquista nel 74 l'opera di Harry Moore, che viene poi posizionata in Piazza San Marco. Ha sede la Casa d'Aste Farzetti, una delle prime in Italia a occuparsi di contemporanea. E naturalmente c'è la collezione di Giuliano Gori, che influenza moltissimo la vita culturale della città. Prato è sede di industria tessile, quindi necessariamente volta a prevedere il futuro. In questo contesto nasce il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Inaugura il 25 giugno del 1988 ed è il primo luogo per il contemporaneo in Italia ad essere costruito appositamente. Viene progettato da Italo Gamberini, un architetto fiorentino allievo di Michelucci, che lo pensa come un elemento familiare. Si riferisce infatti al modello della fabbrica, quindi il museo come luogo di produzione e al fatto che è proprio dagli industriali che è nato. Tra i finanziatori del museo c'è l'Unione Industriali Pratese, insieme al Comune di Prato e alla Cassa di Risparmio. Segue la progettazione del museo e ne imposta il programma culturale Amnon Barzel, un curatore israeliano che sarà il suo primo direttore fino al 1992. Il Centro Pecci nasce subito come un luogo aperto a molteplici linguaggi, a più sperimentazioni. È la casa non soltanto dell'arte contemporanea, ma anche della musica, della danza, del teatro, della performance. Nel giugno 2018 si festeggia dunque il trentennale del museo. Per marcare questa ricorrenza si è pensato di raccontarne la storia attraverso il linguaggio dell'archivio, quello dei dati e quello delle opere. La mostra del trentennale, il museo immaginato, si articola in tre racconti paralleli. Uno è quello della timeline, che raccoglie materiali diversi, quindi video, fotografie, poster, piccole opere, audio, documenti di varia natura, a sottolineare la quotidianità del museo, che ha portato a Prato personaggi straordinari per una performance, per un incontro con il pubblico, per concerti memorabili, al di là delle grandi mostre che magari sono più spesso ricordate. Volevamo mettere l'accento proprio sul tessuto continuo che in questi 30 anni ha caratterizzato l'attività di questo posto, sulla proposta culturale sfaccettata e diversa da qualsiasi altra istituzione italiana di questo genere, almeno fino ad anni molto recenti. La timeline dunque funziona come attivatore della memoria, riportando alla mente tutta una serie di eventi che hanno caratterizzato il programma del Centro Pecci. Mantiene un aspetto leggero, quasi effimero, dove ogni cosa può essere presa in mano, ogni cosa può essere spostata. Ci sono molte attività proposte al pubblico: ascoltare, guardare, curiosare tra i materiali proposti e ricordare soprattutto. Pronti, via, si apre. Ciao, ciao, ciao. Il secondo linguaggio con cui narriamo la storia del Centro Pecci è quello dei dati. In collaborazione col Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, la professoressa Cristina Martelli, abbiamo infatti analizzato i numeri del Pecci. Numeri come 7.815, che sono i metri quadri del museo dopo l'ampliamento del 2016. Altri numeri risultano più sorprendenti, ad esempio il fatto che in 30 anni siano state fatte zero mostre di donne. Partendo dai comunicati stampa, il Dipartimento di Statistica dell'Università ha analizzato la ricorrenza dei termini e il loro raggruppamento in aree concettuali, dando delle indicazioni estremamente interessanti circa il modo in cui il museo ha comunicato e il pubblico a cui ha pensato di parlare quando comunicava. Infine, la narrazione forse più appassionante su questi 30 anni è quella fatta dalle opere della collezione, allestite rispettando la storia delle mostre principali, anche perché la collezione del Pecci è nata in gran parte attraverso le acquisizioni fatte in seguito alle mostre, a partire da quelle raccolte dopo la mostra Europa Oggi, una collezione poderosa, più di 1.000 opere,
E queste 1000 opere rappresentano i principali movimenti italiani, europei e internazionali di questi 30 anni, con alcuni esempi anche di arte dei decenni precedenti. Il percorso nelle sale si articola essenzialmente sulle due sponde dell'Atlantico, perché ha per protagonisti soprattutto artisti europei e artisti americani. Agli europei è dedicata la mostra con cui il museo inaugura nell'88, che già prefigura quelli che saranno i caratteri dell'Europa a venire, quindi il multiculturalismo rappresentato dal lavoro di Anish Kapoor, che innesta sulla tradizione della scultura inglese le suggestioni della cultura indiana, quindi l'uso del pigmento o dell'arenaria, fino alla presenza di Gerhard Richter, che prefigura come questo est europeo sarebbe diventato a tutti gli effetti Europa post caduta del muro di Berlino. Naturalmente un'attenzione particolare è data all'arte italiana, a partire dal dialogo tra Burri e Fontana, due grandi maestri cui è stata dedicata una delle mostre di più grande successo del Centro Pecci, fino ai protagonisti di due dei movimenti più rilevanti dell'arte italiana del dopoguerra, la transavanguardia e l'arte povera, di cui il museo conserva opere estremamente significative. La mostra, come lo penso io, può disegnare una volontà di riavere un dramma, e dunque il dramma come un atto liberatorio per ritrovare la forza. Dopo varie visite ho deciso di fare una strutturazione della mostra in maniera tale che tutto lo spazio venisse coinvolto, e addirittura ho cercato di giocare sulle aperture tra una sala e l'altra. Anche molta America, con Julia Schnabel, protagonista di una mostra tra le sue prime presenze museali nel 1989, e Morris, che in territorio pratese lascerà poi tante testimonianze del suo lavoro. Ma anche Vito Acconci, uno degli autori più eretici del panorama statunitense, che nel 1992 realizza al Pecci una grande mostra che segna il passaggio dalla sua attenzione al corpo a quella all'architettura. Again, the question for me is always, does public action result from large groups of people gathering or discussing? Probably not. Probably in an electronic age, public action results from one person in one space communicating as if by satellite to another person in another place. Poi Russia. Quindi una mostra dedicata all'arte post-sovietica già nel 1990 con Ilya Kabakov e molti altri artisti della sua generazione, ma anche in anni successivi una dedicata ai cambiamenti avvenuti in quell'area proprio in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, rappresentata dal lavoro di Osmolowski. Ancora arte italiana con una scena emergente, la mostra che apre le porte del museo nel 1991 alla generazione più giovane di artisti. Mi riporta alla mente anche una memoria personale, cioè l'anno che ho passato qui nel 91-92 frequentando la scuola curatori che era stata fatta al Pecci, una tra le pochissime esperienze in Europa di quel genere in quegli anni. La scena emergente fu una delle mostre allestite durante quell'anno e il lavoro con gli artisti Liliana Moro, Stefano Arienti, Bernard Rudiger, Daniela De Lorenzo e tutti gli altri che partecipavano alla mostra ha segnato senz'altro la mia formazione
e costituisce per me uno dei ricordi anche più cari legati a questo luogo. Infine l'attenzione agli ambienti che caratterizzano sia il percorso di mostre che la collezione, quindi opere che dialogano con lo spazio come fa il pavimento di Michael Lynn o il soffitto crollato di Thomas Hirshhorn. L'attenzione alla fotografia con il lavoro di Reggie Horsfield, quello di Massimo Bartolini o ancora la serie di fotografie di Ettore Sozzas. Per chiudere con il messaggio di Martin Creed, Don't Worry, dove la Y posta ad angolo rispetto al resto della scritta introduce un dubbio sottile in questa affermazione apparentemente così ottimistica. Creed è l'unico lavoro che non appartiene alla collezione nel percorso di questo trentennale, insieme all'opera dei Superflex, la grande parete che si appropria di un'opera dell'artista Barbara Kruger per replicarla e invitare alla copia, alla riproduzione in un'epoca di no copyright. Naturalmente ogni narrazione, soprattutto se autobiografica, comporta una dose di invenzione. Questa è la ragione del titolo della mostra, il Museo Immaginato. È un'autofiction più che una documentazione strettamente legata alla storia del Pecci, influenzata tanto dal passato come dal futuro, quindi una rilettura a posteriori che tiene conto anche di quelle che sono oggi le esigenze, i punti di vista sull'arte contemporanea e soprattutto sul ruolo di un museo.